Stiamo per iniziare un viaggio straordinario, unico, un viaggio alla scoperta della bellezza contemporanea. Cos'è bello oggi? Cosa può essere definito come la Cappella Sistina del nostro tempo? E per fare questo viaggio straordinario abbiamo lasciato dietro di noi sei video, sei brevi video. Che hanno introdotto questo video finale. Nell'ultima puntata vi avevo invitato ad immaginare un'opera d'arte nel vostro salotto, una scritta a caratteri alti 50 centimetri in ceramica nera che doveva rappresentare IMG, quindi tre lettere, e poi i primi quattro numeri del vostro cellulare. Se lo avete fatto, se l'avete immaginato e successivamente avete seguito il titolo che vi ho suggerito, e quindi se non capisci una cosa, cercala su YouTube, ecco che avrete visto una quantità abnorme di video che presentavano tutti lo stesso titolo, ossia appunto IMG. E poi i primi quattro numeri proprio del vostro cellulare. E questo è molto significativo. Infatti, in tutto il mondo, anche in questo momento, mentre io vi sto parlando, migliaia, milioni di persone stanno realizzando migliaia, milioni di video e li mettono su YouTube, ossia su internet. Senza dare loro un titolo specifico. Questo perché sono video da condividere con gli amici, con i familiari, da condividere poi attraverso il loro link all'interno di gruppi, all'interno di pagine social. E sono video che presentano situazioni ordinarie. A volte sottilmente poetiche, altre volte situazioni completamente inaspettate, o comunque sempre qualcosa di apparentemente ordinario. E quindi automaticamente, se noi mettiamo, la scritta IMG e quattro numeri casuali, quindi anche quelli del vostro cellulare, ecco che ci appare questa playlist di video proveniente da tutto il mondo. Una playlist, dovete immaginare, ogni giorno diversa, proprio perché ogni giorno questi video aumenteranno. E quindi l'opera che avete immaginato nella vostra testa, in realtà, pur essendo sempre identica, ogni giorno sarà completamente diversa. E poi, se guardiamo questi video, ci ricordano effettivamente i riquadri rettangolari che vediamo, per esempio, proprio all'interno della Cappella Sistina. Sono rettangoli che rappresentano e riflettono il nostro tempo, e quindi situazioni apparentemente ordinarie che ognuno di noi può creare e subito condividere con milioni di persone. Ma sono anche video che hanno pochissime visualizzazioni, come se fossero l'altra faccia di internet, e quindi invece di essere video con milioni di visualizzazioni che vediamo tutti frequentemente sulla rete, ecco, sono video sommersi, nascosti, che in questo caso hanno pochissime visualizzazioni, proprio perché sono diffusi, distribuiti, potremmo dire, in ambito amicale, in ambito familiare. Ma allo stesso tempo, se ci pensate, ognuno di voi può creare proprio adesso un nuovo video, forzare il titolo, quindi dare al video il titolo IMG, i primi quattro numeri del vostro cellulare, e automaticamente contribuire a questa enorme quantità di video, contribuire all'opera, aggiungere un tassello a quest'opera d'arte.
quindi riusciamo in qualche modo a gestire questa cosa che abbiamo spiegato nei video precedenti, per cui oggi chiunque può creare la propria idea di bellezza, giustizia, verità, e questa creazione necessariamente avrà sempre qualcosa di speciale, qualcosa in più della creazione del mio vicino o di un'altra persona. E anche se questa creazione, per esempio, arriva da un account con milioni di follower, pensiamo per esempio al fenomeno Rovazzi in Italia, ecco che anche il video di Rovazzi domani verrà subito soffocato, nascosto da altri video, da altri contenuti. E quindi in questo modo l'opera che avete immaginato nel vostro salotto non crea un contenuto. Ossia sì, lo crea, è un contenuto anche fisico, appunto un'opera in ceramica, ma la cosa più interessante è che invece di creare l'ennesima opera d'arte, l'ennesimo contenuto, quest'opera crea un sistema per ordinare e selezionare i contenuti. Potremmo dire che è un'opera antifragile. Antifragile è un termine che è il corrispettivo della definizione di alter moderno data da Nicolas Boriot. Antifragile è un atteggiamento, ossia quando si ha un problema ci sono fondamentalmente tre soluzioni. La prima è quella di opporsi in modo rigido, cercare di risolverlo, e quindi potremmo dire il video di Arthur Jaffa, vincitore del Leone d'Oro alla Biennale di Venezia, cerca di risolvere, cerca di creare un video brillante, talmente bello che possa in qualche modo resistere a questo bombardamento di contenuti. Dall'altro lato c'è l'atteggiamento fragile, quindi contribuire, creare un video che però automaticamente sarà soffocato, quindi verrà perso, verrà annientato dai milioni di video, di contenuti che vengono creati nel mondo. E poi c'è appunto una soluzione intermedia, appunto potremmo chiamarla antifragile, ossia invece di tentare di creare un video che può vincere nella competizione con gli altri video, creare un sistema per ordinare i video che ci sono già. Questi video ci sono già e hanno tutti qualcosa di straordinario, di particolare. E quindi la cosa più interessante oggi è proprio creare un sistema per ordinare questi video e permetterci di vederli. Provate, non so se l'avete già fatto, a vedere questi video, a passare con i vostri polpastrelli da una visione di un video a quell'altra. Se ci provate, guardate con attenzione questi video, vi rendete conto che c'è qualcosa di speciale. Ossia, sono situazioni talmente ordinarie che in qualche modo ci costringono ad avere nuovi occhi. È come se posti davanti a qualcosa di inaspettato, proprio perché è ordinario, siamo costretti a guardarlo diversamente, a trovare cose che ci possano interessare, riferimenti a cui possiamo aggrapparci in qualche modo. E quindi è come se guardare questi video fosse veramente un allenamento per i nostri occhi. E quindi un allenamento che poi teoricamente possiamo portare fuori dal museo, fuori dalla galleria, nella nostra vita quotidiana, e avere anche per la vita quotidiana nuovi occhi. Se ci pensate, il 98, forse il 99% delle situazioni che ci capitano nella vita sono situazioni ordinarie. I momenti straordinari sono pochissimi. Ecco che allora una chiave può essere proprio quella di avere nuovi occhi per vedere questi momenti ordinari esattamente come fossero straordinari. E quindi abbiamo trovato il nostro affresco della Cappella Sistina, un affresco realizzato incessantemente ogni giorno da milioni di persone a cui possiamo partecipare anche noi, proprio
come ho detto, usando quella sigla per il nostro video, ma soprattutto c'è qualcosa di ancora più straordinario in tutto questo. Forse abbiamo intuito cosa significa oggi la Cappella Sistina del nostro tempo, ossia la Cappella Sistina del nostro tempo non è in un contenuto, non è in un oggetto come è successo probabilmente fino al secolo scorso, ma è nella nostra capacità di avere nuovi occhi. Ma veramente. E l'arte contemporanea, come un orso pidocchioso, può aiutarci in questo. E Luca Rossi è una sorta di spidocchiatore, e quindi è come una figura che vive tutti i ruoli del sistema, che va a spidocchiare, a togliere i pidocchi da questo enorme orso, che è l'arte contemporanea, proprio affinché questo orso faccia il suo lavoro, ossia ci permetta di allenare e quindi di avere nuovi occhi.